vince la morte, vince il peccato. Con questa gioia nel cuore vogliamo lodare il Signore per il dono della vita nuova che ci è stata donata in Lui. E all'inizio di questa celebrazione, per essere degni di partecipare a questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Inneggiamo al Signore cantando insieme l'inno del gloria.
Grazie.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. Il primo giorno della settimana Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata arrotolata dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i dedici salì là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i beni posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i beni, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per prima al sepolcro, e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Del suo figlio fa nuove tutte le cose.
e l'annuncio della risurrezione viene affidato ad una donna, Maria Maddalena, che ci ricorda tanto la donna del Cantico dei Cantici, la sposa che cerca l'amato suo, e lo cerca attraverso la scia di quel profumo che lo sposo ha lasciato sulla porta. Ecco, attraverso questa scia la donna del Cantico cerca il suo amato, e anche Maria Maddalena, sfidando le tenebre della notte, si mette in cammino per andare a quel sepolcro dove hanno posto il suo Signore, e andando lì trova la pietra rotolata, trova il sepolcro vuoto. Maria Maddalena subito non capisce questo segno e corre dagli apostoli, ed è tutta una corsa questo Vangelo, dove anche Pietro si mette a correre insieme al discepolo amato Giovanni. Sono cammini di ricerca. Pietro corre, ma è più lento, e non è lento perché è anziano, anche per questo probabilmente, ma è lento perché porta il peso di quel rinnegamento che qualche ora prima si era consumato. Pietro vuole incontrare il Signore, ma è affaticato, così come anche noi a volte siamo affaticati quando il peso dei nostri peccati non ci permette di andare con forza incontro al Signore. E poi c'è Giovanni, l'evangelista, il discepolo amato. Lui corre, e corre veloce, perché ha il desiderio di incontrare il Signore. Lui che aveva sentito il battito del cuore nell'ultima cena, lui che era rimasto vicino al suo Signore, ai piedi della croce, corre anche Giovanni. E quando arriva alla tomba, anche lui, insieme a Pietro, vede i segni di qualcuno che non è più lì, ma che ha sistemato tutto, i peli ben piegati, il sudario. Ecco, Giovanni crede subito, vide, ci dice l'evangelista, e credette. E noi, come Pietro e come Giovanni, fratelli e sorelle, anche noi oggi vogliamo correre per andare incontro al Signore, non importa con quale ritmo. Forse qualcuno sarà più lento, qualcuno più veloce, non importa. Oggi, fratelli e sorelle, tutti vogliamo correre per incontrare Cristo risorto. E che cos'è la Pasqua che celebriamo? Perché vedete, il rischio è questo, quello di non comprendere il senso della Pasqua. Non è un fatto avvenuto 2000 anni fa. Cristo oggi risorge per dire a ciascuno di noi che Egli è vivo. Non siamo qui per ricordare un fatto accaduto 2000 anni fa, ma per ricordare che il Signore vive oggi. Lui ha vinto la morte, il suo amore ha vinto la morte, perché l'amore, come ci dice il Cantico dei Cantici, è forte come la morte. E Cristo non poteva permettere che la morte potesse vincere per sempre. Attraverso la sua risurrezione Egli ha spalancato le porte del paradiso. Prima della sua risurrezione non c'era differenza, sia i giusti che i peccatori avevano un unico destino, la morte. Attraverso la risurrezione invece Cristo ci ha aperto le porte della vita eterna. E ogni anno mi piace fare questo riferimento. Noi comprendiamo il mistero della Pasqua andando al cimitero, perché lì noi rinnoviamo la nostra fede pasquale. Noi crediamo che quei sepolcri un giorno si apriranno, che quei nostri cari che oggi dormono in quel giardino un giorno insieme a noi risorgeranno. Ecco perché la festa della Pasqua è festa di speranza. Ecco perché, fratelli e sorelle, in questo giorno dobbiamo farci raggiungere dalla gioia di Cristo, perché sappiamo che la morte, l'odio, la guerra hanno le ore contate, perché Cristo ha già vinto. Siamo solo in attesa
di quei cieli nuovi e di quella terra nuova che tutti ci attende. Oggi San Paolo ci diceva: se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù. Questo vale sempre, fratelli e sorelle, per la nostra vita, soprattutto quando, ecco, ci smarriamo. Avere la certezza che c'è una mela che ci attende, che tutti conosciamo, ci dà la speranza che ogni giorno possiamo rialzarci, che non c'è mai per la nostra vita una fine che è irreparabile, ma tutti noi possiamo riprendere il cammino verso il Signore. Tutti noi possiamo sperare in una vita nuova da risorti, da battezzati. Oggi, come abbiamo fatto in questa notte, rinnoveremo le promesse del nostro battesimo. E quante volte forse le abbiamo tradite, fra le mie sorelle, ma non importa. Oggi noi siamo qui per dire al Signore: noi crediamo in te, noi speriamo in te, Signore, tu sei l'unica certezza della nostra vita. Allora accogliamo i doni del risorto. Il primo dono è la gioia. Quella gioia, fratelli e sorelle, che non è una gioia effimera, come tante gioie che il mondo forse ci propone, non è una gioia legata alle cose materiali, a ciò che possiamo possedere, non è una gioia legata alle relazioni che a volte possono anche deluderci. È la gioia che nasce dalla certezza che non siamo mai soli, ma che il Signore ci ama e ci sostiene sempre, ci accompagna con quella luce che mai si spegne, che è la luce del risorto. E poi l'altro dono che vogliamo accogliere a piene mani in questo giorno ed è il dono del risorto, è il dono della pace. Gesù, apparendo ai suoi, dirà per 50 giorni: pace a voi. Ecco, fratelli e sorelle, questo annuncio oggi è forte e deve risuonare in questo momento particolare della storia. Pace a voi. Pensate a quei fratelli che oggi in Ucraina ascolteranno questo annuncio. Possano davvero sentire la pace che viene dal Signore, possano sperimentarla presto, possano cessare i venti di guerra. Ma la pace dobbiamo provarla a costruire anche noi, fratelli e sorelle, mettendo da parte ogni rancore, ogni risentimento, mettendo da parte quell'odio che spesso indurisce il nostro cuore. Pace a voi, fratelli e sorelle, lo dico a ciascuno di voi: scenda abbondante sulle vostre famiglie questo dono della pace. E allora l'augurio più bello, e concludo, fratelli e sorelle, che possiamo farci oggi è di rimetterci in cammino anche noi. Corriamo verso quel sepolcro dove non troveremo il corpo, ma troveremo il Signore che ancora una volta ci dice: io ho fatto tutto questo per te, io vivo e tu devi vivere, io ti amo e tu non devi stancarti di amare. Mettiamoci alla ricerca del Signore, seguendo il suo profumo, quel profumo che ha fatto innamorare il nostro cuore. Cristo è risorto. Alleluia. Rinnoviamo adesso le promesse del nostro battesimo. Rinunciate a Satana e a tutte le sue opere e a tutte le sue seduzioni. Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Credete in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, e risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Questa è la nostra fede. Questa è la fede.
e presentiamo a Lui la nostra preghiera, perché la gioia della Pasqua inondi il mondo intero. Diciamo insieme: ascoltaci, oh Padre. Per la Chiesa, animata dallo Spirito Santo, annuncia e testimoni con coraggio Cristo crocifisso e risorto alle persone piegate nel corpo e nello spirito. Preghiamo. Ascoltaci, Padre. Per i governanti, vivano il loro servizio promuovendo la verità e la giustizia, cercando il bene di tutti e la pace per edificare il mondo nuovo. Preghiamo. Ascoltaci, Padre. Per i carcerati, lo spirito del risorto li illumini e li sostenga nel cammino di revisione della vita in vista della reintegrazione della società. Preghiamo. Ascoltaci, Padre. Per la nostra comunità, ripartendo dall'incontro eucaristico con il risorto, cammini in novità di vita, diffondendo nel mondo il buon profumo del Vangelo. Preghiamo. Ascoltaci, Padre. Preghiamo per Pippo, Palma, Mela e Santo e tutti i nostri cari defunti, perché il Signore conceda loro la pace e il riposo eterno. Preghiamo. O Padre, che nella Pasqua del tuo Figlio hai fatto nuove tutte le cose, concedici la gioia di riscoprirci tutti i figli tuoi e fratelli fra di noi, per Cristo nostro Signore. Thank you.
Chiesa, per Cristo nostro Signore. Accordato
dando loro il perdono di tutti i peccati. Disponi nella tua pace i nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nel gregge dei tuoi venti. Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnami di accettarla al nostro favore in sacrificio spirituale perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili e, alzando gli occhi al cielo a te Dio Padre suo onnipotente, prese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese nelle sue mani sante e venerabili questo glorioso calice. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Per tutti i secoli dei secoli.
Thank you.
proteggi sempre la tua Chiesa, Dio onnipotente, con l'inesauribile forza del tuo amore, perché rinnovata dai sacramenti pasquali giunga alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Possiate giungere con anime esultanti alla